Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, volevo un attimino approfondire un attimo la storia che vi volevo riportare oggi, ma avevo tanta voglia di portarvela, ma lo stesso ve la porto oggi, appunto. Quindi, allora, in un bel giorno che appunto avevo deciso con il mio amico, con lo stesso mio amico del derby, ad andare a sta partita, c'era il mio compleanno. Allora, ho deciso di invitare anche lui, no? E giustamente, ho deciso di invitare anche lui. E raga, veramente, solita storia, cioè ve l'ho detto che è finito. Se non avete visto quel video lì del derby, andate a vederlo subito, ragazzi. Allora, che succede? Succede che praticamente lui dalla sera era stanco, distrutto, un casino. La porto per l'ennesima volta allo stadio e dico vabbè, che cazzo ne so ragazzi, nel senso non è che sapevo io che questo, poi vi spiego cosa è successo. Niente, andiamo verso lo stadio. Diciamo che era un giorno molto, c'era tanto sole, mi ricordo, ed era una roba bellissima, vi dico. C'era il tempo quando c'era in campo De Orofeo, eccetera, e sappiamo bene chi. Raga, il Milan entra in. Comincia la partita. Milan attacca tantissimo. A un certo punto, cioè quando sono appena arrivato, mi ricordo, ho fatto quel grido lì dicendo: oggi è il mio compleanno, voglio che vincete 4-0. Oh raga, 4-0 è finito. Quel Milan-Palermo maledetto, che c'è stato anche l'ultimo Milan-Palermo, inoltre tanto, perché poi sono retrocessi. Raga, sarà una partita di merda. No, prima c'era, se non sbaglio, l'azione. Cross in mezzo, non mi ricordo chi cavolo ha fatto gol, raga. Cross in mezzo, un gol bellissimo. Se non sbaglio era Bonaventura, se non mi sbaglio, perché non mi ricordo che. Vi ricordate che Bonaventura aveva il numero 28? Faccio un po' confusione. E adesso c'ha il 5, se l'ha cambiato. Quindi, insomma, non mi ricordo. Comunque era quello. Poi punizione. Primo tempo 1-0 finisce, secondo tempo parte subito aggressivo, fallo, se non sbaglio era fallo su Vacca, punizione Milan. A un certo punto, raga, io vi giuro, a un certo punto c'era Suso, punizione, gol. Ma ha fatto un tiro di quello sotto la porta che c'ero io, ero proprio posizionato per farvi capire chi non lo sa, so che non è mai stato, però nel senso il primo blu è veramente è bello, perché il primo blu, vabbè, è ovvio che il primo rosso è VIP, è tutto più bello, ovvio, ma il primo rosso, il primo, mamma mia raga, una roba spettacolare, il primo rosso penso che sia una roba spettacolare, però il primo, stavo dicendo che il primo blu è una roba fantastica. Allora, io dico una cosa, oltretutto che è bello, no? Era sotto la porta, era sulla mia porta, ma raga, immaginate, è uscito un boato. Era un altro Suso, quelli più piccoli ovviamente pensano adesso di questo giocatore, come adesso messo, che adesso ragazzi, sta facendo chissà che granché. Sta a fare le dirette su Instagram, adesso da poco l'ho visto che era in diretta su Instagram, poco me ne frega Suso, veramente, non sai fare altro, sei troppo infantile per i miei gusti. Era un altro Suso, cioè se quell'anno lì mi dicevate di vendere Suso, dicevo subito no. Non ci avrei, sì, avrei pensato. Poi è arrivato quell'attimo lì, raga, che Suso, vabbè, non entriamo in dettaglio, però Suso dopo un po' si sentiva che poteva andare male, che si sentiva che c'era qualcosa nell'aria che andava storto. Poi, raga, vi dico la verità, c'è stato poi sempre. Se non sbaglio, si accentrava Montolivo, Lentolivo, mica che quella del Lentolivo. Filtrante per Bacca gol. Ma ragazzi, filtrante per. E Bacca quell'anno era, cioè, veramente era strepitoso, forse era l'anno giusto per venderlo, secondo me. Perché comunque, insomma, dopo è andato. Quell'anno forse sì, quell'anno, però è andato via quell'anno, raga, no, scusate, mi sto sbagliando. Giusto in quell'anno lì è andato via al Villarreal in Spagna. E niente ragazzi, poi c'era stato
Il cat, raga, poi c'è lui, il Deulofeo, il magico Deulofeo, è fantastico, Deulofeo, ragazzi, contropiede tutta la fascia sinistra, si accentra bene, un bel destro a giro, proprio, mamma mia com'era dolce quel destro a giro nel 7, si è ficcato proprio lì nel 7. All'incrocio dei pali, ragazzi. È una roba d'oro. Una roba fantastica, veramente. Sei un. Mamma mia, cosa sei? Sei proprio. Sei una roba fantastica, ragazzi. Quella partita sono tornato a casa contentissimo. Mentre il mio amico, vi chiedete, ma che fine ha fatto tuo amico? Ragazzi, mio amico stava sul telefonino. Io mo lo dico, c'era Ada, mio amico. E sul telefonino. Io lo chiamo poi. Così a caso, prendendo in giro, chiamo Gonzalo. Ragazzi, il Gonzalo non può starmi sul telefono, capite? Cioè, lui mi sta sul telefono durante la partita. Allora, se non vuoi vedere la partita, basta che lo dici, nel senso, non è che mi offendevo, però magari era il mio compleanno, diceva va bene, vengo perché sono compleanno. Poco me ne frega, nel senso, ragazzi, però mi ha regalato un 4-0 fantastico, ragazzi. Non so se questa era la partita più bella o meno, però. Cioè, comunque, tra le più belle. Niente, ragazzi. Allora, volevo un attimino salutare Fabione Rossonero, che adesso si è cambiato il numero, si è cambiato il nome del canale, scusate, il nome del canale. Raga, il Fabione, io ve lo voglio portare magari in chiamata, vorrei tanto sentirmi con Fabione Rossonero, anche in chiamata magari, se riesco, ve lo porto, queste opinioni. Quest'estate magari un video speciale così con Fabione. Voglio veramente crescere il canale e ve lo porto su Fabione, perché io Fabio, io ti saluto ma ti seguo, sappilo che ti seguo da quando avevi iscritti come me, 30 iscritti facciamo, così era, mi ricordo, avevi 30 iscritti esatti quando hai cominciato a seguire, con me forse hai fatto 30 iscritti comunque, mi ricordo, ma era bellissimo, io sono contento di seguirti e grazie, vi dico la verità, grazie a questo youtuber io ho cominciato a lanciarmi, perché comunque io vi dico la verità, non avevo voglia, non mi piaceva farmi vedere. Ma vi dico la verità, andate sul suo canale che si chiama Diavolo, non so, non mi ricordo. Comunque non ti incazzare se vedi questo video, Fabio, per favore. Comunque ragazzi, io vi dico, lui grazie a lui veramente mi sono lanciato, perché ho visto come cresceva il canale, ho detto ma perché non aprire più un canale? Cioè, se Fabio è quasi arrivato a 1000, perché io non posso arrivare a 1000? Che poi mi interessa arrivare a 1000, raga, poi per adesso. Ovvio che è tutto è un discorso sul canale proprio. Poi c'è, ragazzi, Alex Stelli, veramente io ho una stima per Alex un po' particolare. E niente, ragazzi, io vedo una persona speciale, veramente Alex, anche come diceva anche ieri, in questo momento parla di calcio poco niente. Io sono d'accordo con te, Alex. Sapete che Alex è una persona fantastica e non c'è di pari, veramente. Io dico che. E non potrei mai incazzarmi, anche se avrei qualcosa con uno delle persone, non farei mai di scontro Fabione Rossonero e Alex. Cioè, è questo, ragazzi. Il Fabione è bravo. È bravo, è più bravo di me, lo ammetto, a spiegarmi, perché io ancora, vedete che c'è questo blocco qua, quindi scusatemi magari se ogni tanto mi perdo nei discorsi, perché mi capita qualche volta. Niente ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra, fatemi la prossima storia che vi porterò, non ve lo dico, no, la prossima storia sarà col Bologna, anzi ve lo dico col Bologna. Quella volta che io mi sono rotto il braccio, che siamo entrati in Europa League e ho deciso di andare allo stadio col braccio rotto in curva del Milan.